Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In primo piano la questione Riders, con una legge, la prima in Italia, che dal Consiglio regionale tutela coloro che in bicicletta o in motorino consegnano cibo a domicilio. Dunque cerchiamo di capire qual è la svolta che ha voluto portare la Toscana in questo senso. Tutti i dettagli. La Toscana apre ai diritti dei riders, i fattorini addetti alla consegna a domicilio di cibo in bicicletta o in motorino, con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza, proposta dal Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo, primo firmatario del testo a cui si è aggiunta la firma anche di Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. La norma prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi che la Giunta approva con apposita delibera come base per impostare le forme di tutela necessarie, tra queste la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro con particolare attenzione al codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato. Le imprese dovranno inoltre fornire dispositivi di sicurezza, abbigliamento consono allo svolgimento delle prestazioni, tenendo conto di turni notturni e condizioni atmosferiche avverse. Si dovrà pure promuovere l'istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto. Il monitoraggio e il controllo, anche ai fini della prevenzione, saranno svolti dai servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle ASL. Con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico. Con questa norma, che ripeto rientra in queste competenze e che, nonostante appunto c'è stata un po' di discussione in commissione, ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte, che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma, che prevede che si elabori un documento tecnico che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di tutela sanitaria, e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale, ma troppo spesso non applicati e non concretizzati in questo tipo di lavoro. Quindi aumentiamo questa parte di tutele e prevediamo poi che il sistema di prevenzione delle aziende sanitarie facciano controlli, ovviamente in un'ottica essenzialmente di prevenzione del rischio, ma anche poi controlli sul preciso rispetto di queste normative. Siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti, e anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. Le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte. Il governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogeneità, ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso. Da questo punto di vista, con la ministra Nunzia Catalfo sono stati gettati i semi per molti di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori. Sta a questo governo adesso riuscire a portarle avanti. Ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge, ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune, cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici, dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per
una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata. Io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne. Ora, se qualcuno deve avere lo stress da consegne sono per esempio i camionisti, non certo i rider che devono portare una pizza, oppure devono fare dei corsi di comportamento stradale. Ma vi rendete conto, chi deve avere a un certo momento la patente perché c'ha il motorino o la macchina, ovviamente già l'ha fatto. Chi deve andare in bicicletta, o lo facciamo per tutti, oppure è inutile che si debba fare corsi di questo genere. Io credo che ci sia l'ennesima distacco tra le cose che facciamo nel palazzo e le cose che facciamo invece nella vita normale. E dall'Assemblea Toscana è arrivata l'approvazione anche per quanto riguarda il lavoro svolto nel corso del 2020 alle prese con la fase più delicata della pandemia del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma non sono mancate le critiche da parte dell'opposizione in aula. Vediamo. Approvata a maggioranza dall'Assemblea Toscana la proposta di risoluzione che approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. L'atto, illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani, esprime apprezzamento positivo sul lavoro svolto e l'impegno a supportare e sostenere effettivamente il percorso intrapreso volto a migliorare gli standard di efficienza e la capacità di risposta dell'ufficio nei diversi ambiti di competenza. 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del Garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita con la stessa efficacia di sempre, anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il Garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo, addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal Garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Un contributo significativo, quello del Garante, anche per far fronte alle emergenze che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia. In particolar modo il tema del ricongiungimento familiare, il problema della dispersione scolastica, quella dell'accesso allo sport, quella della tutela delle disabilità. Un'azione efficace per la quale l'Aula del Consiglio regionale ha espresso un parere assolutamente favorevole, ancorché a maggioranza, con due auspici. Da una parte quello che si vada a una riorganizzazione quanto più rapida della struttura di supporto del Garante e dall'altra quella che si vada ad una riforma della legge regionale istitutiva del Garante in linea con i riferimenti e gli indirizzi generali che sono maturati nel contesto delle regioni e delle province autonome con riguardo alle figure di garanzia delle regioni. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in commissione, anche in aula ha votato contro la relazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il Garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto 3 funzionari, di cui un dirigente, altre 2 figure di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del Garante dell'infanzia. Quindi, ma
manca il personale, non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza, una relazione che sostanzialmente è molto didascalica, piena di buone intenzioni, ma quello che vogliamo per la Toscana sono fatti concreti, e di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi. Occorre in ultimo ricordare che il garante per l'infanzia ci costa di rimborsi circa 13.000 euro all'anno, e questo periodo così difficile ci sembra oggettivamente troppo. Una relazione che arriva con 2 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge, una relazione che è tutto tranne che una relazione. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la Regione Toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, e a fronte di, appunto, ripeto, 80.000 euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della Regione, e tra l'altro gettando anche una cattiva luce sulla Regione Toscana, quando in realtà la Regione Toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi 2 persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time. La stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste 2 persone che già sono messe a sua disposizione dalla Regione Toscana. E infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra regione, dovrebbe anche pensare che, venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso spese, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano a qui. Se è così stanca di fare il garante, si può dimettere domani mattina e lasciarlo fare a un professionista toscano che sarebbe onorato di ricoprire questo ruolo in regione. Giudico in termini positivi un lavoro complesso, quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani, che sono coloro che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia. Un anno complesso, difficile, noi chiediamo di fare misure importanti. Ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che, mediante delle leggi, si possano istituire in Toscana anche delle luoghi di incontro, delle opportunità, ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro, cioè la relazione, il feedback, iniziative di carattere culturale. Credo che sia stato un anno veramente complesso e credo che noi dobbiamo e possiamo fare di più. In queste ore stiamo facendo un lavoro straordinario, se penso ai tamponi salivari che abbiamo chiesto per i ragazzi, per gli studenti, la possibilità di eliminare le mascherine all'aperto, alcune attenzioni delle quali i ragazzi hanno effettivamente bisogno, si possono e possono fare in questo momento, oltre che ovviamente istituire con delle leggi delle opportunità nuove per rilanciare la loro attività e renderli protagonisti del loro stesso futuro. Parliamo anche della costituzione nelle scuole con la distribuzione da parte dei consiglieri della Toscana in occasione della festa della Repubblica lo scorso 2 giugno. A parlare in particolare di questa importante iniziativa è stato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Consiglieri regionali nelle scuole per distribuire la Costituzione italiana e lo Statuto regionale agli studenti in occasione della Festa della Repubblica. Numerosi gli istituti di tutte le province visitati dai rappresentanti dell'Assemblea Toscana per ricordare e sottolineare i valori della politica. È emozionante incontrare tante ragazze e tanti ragazzi, è bella la contaminazione. Sono belle le loro domande, a volte molto di frontiera, che ti mettono in difficoltà. Ho lanciato un messaggio a queste ragazze e a questi ragazzi. Studiate la Costituzione, leggetela, ponetevi delle domande. Non siate mai indifferenti, siate coraggiosi e perseguite i vostri sogni. Noi abbiamo bisogno di giovani coraggiosi per costruire la Toscana del futuro. E la Costituzione fatta di diritti e di doveri, quella che è la nostra carta d'identità, e anche la strada maestra da seguire per ciascuno di loro. Inizieranno una nuova vita, una vita che li metterà di fronte ancora maggiori difficoltà, e dovranno sempre avere
piedi saldi a terra, ma anche la capacità di volare verso il futuro, esattamente come il nostro Pegaso alato, zampe ben solide nelle sue radici, ma anche le ali per volare verso il futuro. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete comunque sempre restare aggiornati con tutte le ultime news dall'Assemblea Toscana all'indirizzo online www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e ovviamente buon proseguimento su RTV 38. Arrivederci.